In questa ora scarsa che ci rimane, 40 minuti, 45 minuti, dobbiamo porre le basi di quello che si chiama il metodo del PV. E lo facciamo tramite degli esempi. E lo voglio fare prima di fare il determinato. Allora, cominciamo con una semplice osservazione. Supponiamo di avere uno spazio vettoriale V, quindi spazio vettoriale su corpo K, quindi stiamo in generale. E supponiamo di avere V1, VH dei vettori di V e facciamo lo spazio generale. Allora io dico che questo spazio non cambia se al posto di V1VH, V1 lo lascio uguale e poi ci metto W2, W H. Allora adesso vi scrivo chi è, dove per ogni I che va da 2 a K, da 2 ad H scusate, esiste lambda I, uno scalare, quindi un numero di K, tale che WI è uguale a V con I più lambda con I. Cioè cosa ho fatto? Ho aggiunto agli altri, a tutti i vettori dal secondo fino all'ultimo, un multiplo del primo vettore. Ho moltiplicato per un numero di K, scelta mia. E ho aggiunto, V con I più lambda con I V con I. Io dico che lo span non cambia, quindi ovviamente anche la dimensione dello span non cambia. Allora, beh, questa inclusione è ovvia. Questo è ovvio. Per quale motivo? Allora, V con 1 lo faccio con V con 1. W2, metteteci 2 qua. Chi è? È V2 più un multiplo di V1. Quindi lo sto generando con V1 e V2. Quindi W2 sta qua dentro. W3 chi è? È V3 più un multiplo di V1. Quindi W3 lo genero con V3 e sempre V1. W4 con W4 è sempre V1 e così via. Quindi quella inclusione è ovvia, ma anche l'altra inclusione è ovvia, perché questa uguaglianza qui la posso scrivere V con I uguale WI meno lambda con I V con 1, ma V con 1 e W1, vabbè, V con 1 sta in tutti e due, e quindi questa è ovvia pure a me. Quindi sto dicendo, io ho un sistema di generatori, non necessariamente una base, non ho detto che quelli debbano essere indipendenti, ho H vettori di V grado. Se ho fissato un vettore, il primo, ma se non fosse il primo non cambierebbe nulla. Se a tutti gli altri vettori aggiungo un multiplo del vettore che ho fissato, lo spazio che sto generando non cambia. È del tutto evidente. Ok? E in particolare, non cambiando lo spazio generato, non cambia neanche la dimensione di questo spazio. Bene,
Detto questo, andiamo a rifare l'esercizio che abbiamo fatto nelle prime due ore, cioè non quello del Jeremy Smith, ma l'esercizio che abbiamo fatto nella seconda ora, andiamo a rifarlo in qualche altro esempio. Allora, per esempio, soltanto che stavolta prendiamo 4 vettori di R4. Per esempio, prendiamo 0, 1, 0, 1, poi 1, 1, 0, meno 1, poi 0, 0, 1, 1, poi qua ci mettiamo 1, 2, 1, 1, che guarda caso è la somma dei primi due. Ok? Allora, io voglio vedere qual è la dimensione dello spazio generato dalle righe. Quindi i miei vettori stavolta è come se fossero V1 uguale 0, 1, 0, 1, V2 uguale 1, 1, 0, meno 1, V3 uguale 0, 0, 1, 1 e V4 uguale 1, 2, 1. Io voglio sapere la dimensione dello span di U3. Molto probabilmente questa dimensione sarà 3. 3 perché? Beh, non superiore a 3 perché il quarto vettore l'ho preso apposta alla somma dei primi 3. Ok? E poi sarà 3 perché a occhio i primi 3 sono indipendenti. Il secondo non è proporzionale al primo. E se voglio, se faccio una combinazione di questi, non può uscire questo. Anzi, vediamo, il terzo non è proporzionale al secondo e il secondo non è una combinazione lineare dei primi due, quindi i primi tre sono indipendenti. Quindi sarà 3. Però vediamo se io posso fare qualche procedura automatica per vedere che sia. Allora, cominciamo a vedere la prima, andiamo sulla prima colonna, guardiamo la prima coordinata. Se le prime coordinate fossero tutte 0, non è il caso, ma se fossero tutte 0, cosa potrei dire? Potrei dire che la dimensione non supera 3. Per quale motivo? Vabbè, sia perché se lo vedo come colonna, una colonna è 0, sempre se vale quella congettura che la dimensione generata dalle righe è uguale alla dimensione generata dalle colonne, ma anche perché se la prima colonna fosse sempre 0, questi qua non sarebbero in R4, di fatto sarebbero in R3 perché la prima coordinata è fissa con la 0, sarebbero nel sottospazio di R4 che è la prima coordinata nulla, e questo è uno spazio di dimensione 3. Ma siccome non è 0 sempre, prendiamo uno che ha un numero diverso da 0, anzi più basso possibile, più semplice possibile, sempre 1, e scambiamo i due vettori. Quindi invece di avere 0, 1, 0, 1 abbiamo 1, 1, 0, meno 1, poi abbiamo 0, 1, 0, 1, poi 0, 0, 1, 1, e poi 1, 2, 1, 1. Adesso secondo voi la dimensione generale delle righe è cambiata? 1, 2, 1, 1, se non sbagliato. La dimensione generale delle righe è cambiata o no? Secondo voi? A che cosa, se ho scambiato V1 e V2, cosa corrisponde? Corrisponde al fatto che qua, invece di stare nell'ordine V1, V2, sta nell'ordine V2, V1. La dimensione dello spazio generato cambia? No. Si è detto sempre quelli su. Se ho scambiato di posto, ma i vettori sono sempre gli stessi.
e gireranno sempre lo stesso spazio. Adesso cosa facciamo? Sommiamo a ogni riga, dalla seconda in poi, un multiplo della prima. In maniera tale che, dopo averci sommato questo multiplo della prima, allora, qua ci sta un numero diverso da 0. Sommando un multiplo di questo numero, io posso annullare la prima coordinata di tutte le altre righe. Dice, come fai? Qua era già 0, devo fare niente. Questa la lascio stare com'è. Questa la lascio stare com'è. Questa non è 0. E allora, per fare venire 0, che cosa ci fa? Cosa faccio? Sottraggo la prima riga, cioè devo sommare un multiplo della riga con primo coefficiente, con coefficiente pari a meno 1. E se questa la moltiplico per meno 1, qua mi viene meno 1, la somma a questa e fa 0. Allora, sempre la scrivo come matrice perché è più comodo: 1, 1, 0, meno 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, e qua mi viene 0, 1, 1, 2. Vedete, 1 meno 1 fa 0, 2 meno 1 fa 1, 1 meno 0 fa 1, 1 meno meno 1 fa 2. Allora io cosa so? Ho cambiato, veramente ho cambiato solo l'ultima riga. Però adesso se faccio lo spazio generato dalle righe, è cambiato? Per l'osservazione di prima? No, perché? Questa è la riga di prima, è la riga V2, era originariamente la riga V2, questa è la riga V1, questa è la riga V3 e questa è V4 meno V2. Cioè, a questa riga è stata sommata un multiplo di un'altra riga. Ma noi abbiamo visto che quando un vettore somma un multiplo di un altro vettore, lo spazio generato non cambia. Ok. Adesso, guardate, sotto questa prima, nella prima colonna, qui c'è un 1 e qua ci sono tutti, c'è un numero diverso da 0, in particolare in questo caso è 1 e sotto ci sono tutti 0, è chiaro? Adesso andiamo a guardare la seconda colonna, però la seconda colonna partiamo da questo numero qua. Questo numero è diverso da 0, quindi mentre prima, cioè andiamo a vedere i numeri che stanno sulla diagonale, prima era 0, ho dovuto fare uno scambio e portare a questa posizione un numero diverso da 0, stavolta è diverso da 0, quindi non devo fare nessuno scambio. Adesso cosa faccio? Voglio, allo stesso modo, se faccio un multiplo di questa riga e lo sommo alle righe successive, voglio annullare le coordinate che vengono sotto a questa. Allora, la prima riga la lascio stare, 1, 1, 0, meno 1. La seconda riga la lascio stare, 1, 0, 1, 0, 1. La terza riga qua c'ha già 0, quindi la lascio stare pure lei, fa 0, 0, 1, 1. La quarta riga qui non ha 0. Per fare venire 0, voglio sommare un multiplo della seconda riga. E che cosa devo fare? Devo sottrarre la seconda riga. Vi trovate? Perché per fare sommare un multiplo, il multiplo deve essere meno la seconda riga, perché così meno 1 più 1 fa 6. Allora, se sottraggo la seconda riga, poi viene 0 meno 0 fa 0, 1 meno 1 fa 0, 1 meno 0 fa 1, 2 meno 1 fa. Nel fare questo, perché ho sottratto la seconda riga e non la prima? Anche la prima c'aveva 1 qua, quindi anche se sottraevo la prima qua veniva 0. Perché ho sottratto la seconda riga e non la prima? Perché se sottraevo la prima riga qua mi veniva 0, ma qua mi veniva meno 1. 0 meno 1 faceva meno 1, quindi
facevo venire 0 qua, ma perdevo quella proprietà che avevo trovato con tanta fatica, che sulla prima colonna avevo tutti zeri. Non su tutta la prima colonna, sulla prima colonna sotto il primo elemento. Nella seconda colonna adesso io ho che questo elemento viene, è diverso da 0, ma sotto questo ho tutti 0. Adesso andiamo a guardare la terza riga. La terza riga qui c'ha 1, quindi non devo fare scambio. Ora con questo 1 voglio annullare le coordinate che vengono su. Allora nella quarta riga pure c'è 1, quindi per annullare la coordinata della terza coordinata della quarta riga devo sottrarre la terza riga. Quindi poi verrà 1 1 0 meno 1 0 1 0 1 0 0 1 1. Quando la quarta riga, ovviamente avete visto tutti che la quarta era uguale alla terza, quindi quando sottraggo la terza cosa mi viene? 0 0 0. Allora innanzitutto nel fare questi passaggi noi cosa abbiamo fatto? Ogni volta prendevamo una riga, prendevamo un multiplo, sommavamo un'altra riga. Tutti questi passaggi per l'osservazione che abbiamo fatto all'inizio non alterano lo spazio vettoriale generato dalle righe. Ogni volta lo spazio vettoriale generato dalla riga rimane sempre lo stesso. Quindi, se faccio lo spazio generato da V1, V2, V3, V4, adesso dopo 4 passaggi questi sono vettori quasi completamente diversi, li chiamo V1, V2, V3, V4, comunque la dimensione di questo span è uguale alla dimensione dello span, diciamo, di V1', V2', V3' e V4'. Primo intendo quelli che ho ottenuto alla fine di questa procedura. Ora, qui che la dimensione era 3 si poteva calcolare, però ci voleva un po' di intuito. Un po' ve l'avevo detto io che il 4 era la somma dei primi 3 e un po' poi bisognava capire che i primi 3 erano indipendenti. Ok? Se vi scrivo dei numeri un po' più a casaccio è un po' più difficile vedere se c'è una relazione lineare. Se la dimensione è 3 pure in quel caso sarà un po' più difficile vedere. Io dico che qui è del tutto evidente che la dimensione generata da queste righe è 3. Perché? Beh, innanzitutto non può essere 4. Perché non può essere 4? Perché la riga nulla che volete che generi non genera nulla. Quindi la riga nulla si butta. Quindi quelle che rimangono sono 3. E però, perché queste devono essere per forza indipe? Delle righe fatte così, vedete, qua c'è un 1. Allora, questa abbiamo chiamata V1 prima. V2 primi, V3 primi. Allora proviamo a fare lambda V1 primi più mu V2 primi più nu V3 primo e proviamo a scrivere che viene il vettore nu. Però questo vettore qua come veniva? Veniva lambda e poi venivano altre cose, perché quando vado a fare, cioè se lo scrivo come coordinate, no? Vabbè, scrivendolo come coordinate, qua mi viene lambda, qua mi viene lambda più mu, qua mi viene nu, qua mi viene meno lambda più mu più nu. Allora questo deve essere uguale al vettore nullo. Il vettore nullo è 0, 0, 0, 0, perché siamo in F4. Ora, guardate il primo elemento. Il primo elemento chi è? Lambda. Questo, ripeto, deve essere 0, 0, 0, 0. Allora, guardiamo la prima coordinata. La prima coordinata chi è? Siccome qua ci sta solo l'1 solo sulla prima riga, qua ci sta 0, qua ci sta 0, la prima coordinata è proprio lambda. Ma d'altro canto, lambda deve essere uguale a 0. E allora lambda uguale a 0 ci metto 0. Allora, qua ci metto 0,
e qua sparisce. Andiamo a guardare adesso la seconda coordinata. Essendo sparito l'angolo, la seconda coordinata è rimasta solo mu. E allora anche mu deve fare 0. Allora questo deve fare 0. E qua sparisce. E poi c'è rimasta terza e quarta coordinata che fanno nu. E quindi anche nu deve fare 0. Quindi cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che una qualunque combinazione lineare implica che lambda uguale mu uguale nu uguale 0. Che vuol dire? Che i tre vettori sono linearmente indipendenti. Qual era la proprietà che li ha resi linearmente indipendenti? Se andiamo a fare il ragionamento poi quando lo faremo con delle lettere, questi vettori qua sono vettori, si dice, a scala, cioè hanno un numero diverso da zero qua, qua e qua, e qua sotto hanno tutti zeri. Questa è la proprietà che quando ho fatto la combinazione lineare, qua mi veniva solo il primo coefficiente e qui deve essere uguale a 0. Poi una volta tolta la prima riga di mezzo perché il primo coefficiente è 0, qua mi viene il secondo coefficiente, allora anche il secondo deve essere uguale a 0. E così. E non è importante che qua venivano 1, 1 e 1, ma se erano 1, 3 e 2 andava bene uguale. La cosa importante è che erano numeri diversi da 0. Ora, questo qui ci fa capire che possiamo sviluppare un metodo per capire un metodo che ci consente di fare il minimo possibile di calcoli per capire qual è la dimensione dello span di certi vettori. Se i vettori, se la matrice era quadrata o non era quadrata, è completamente la stessa cosa. Cioè, se è quadrata poi posso poi proseguire il metodo in un'altra direzione dopo, ma questa parte che ho fatto è esattamente la stessa, cioè io metto i vettori nelle righe di una matrice. Se tutte le righe sono 0, scusate, fate vedere la prima colonna, se tutti gli elementi della prima colonna sono 0, e là non posso fare niente. Se fino a che non sono uno, almeno uno è diverso da 0, lo porto in prima posizione, annullo tutti gli altri sotto di lui. Poi seconda colonna, partendo dal secondo elemento, poi terza colonna, partendo dal terzo elemento. Sulla quarta colonna non posso fare niente perché qua mi sono venuti in zero. Però quello che mi è venuto è una matrice fatta da righe a scala, cioè la prima ha un elemento diverso da 0 qua, la seconda ha un elemento diverso da 0 qua, la terza ha un elemento diverso da 0 qua. La quarta è venuta da nulla. Allora io so che la quarta ovviamente è dipendente, essendo lì. E le prime tre sono indipendenti. Non so automaticamente. In particolare, se fossero tutte, in questo caso noi ne abbiamo fatta una dipendente dalle altre, ma se fossero tutte indipendenti, sto metodo deve arrivare fino in fondo, cioè non devo mai poter trovare tutti i zeri. Per esempio, una volta che sono arrivato qua, se le righe erano indipendenti, anche in questo caso mi è venuto almeno una media diversa da 0, però poteva anche venire tutti i zeri qua. Ma se le righe erano indipendenti non potevano venire tutti i zeri qua. E qua faccio un esempio che si capisce. Prendiamo la matrice più piccola, questa matrice 3x3. Adesso se prendo V1 uguale 0, 1, 0, V2 uguale 0, 1, 1, 0 e V3 uguale 0, 0, 1, la dimensione dello span di V1, V2 e V3 fa 3. Questo è ovvio, vabbè, è ovvio, l'ho dimostrato in 50.000 modi diversi. Fa 3. Adesso se applico il metodo del pivot, il metodo del pivot mi deve cambiare questa matrice e far venire il vettore scala.
Allora, andiamo a vedere la prima colonna. Ci possono stare tutti zeri? No. No, non ci possono stare tutti zeri. Se c'erano tutti zeri, questo non stava in R3, stava sostanzialmente in R2. Oppure, se lo vedete per colonne, i vettori indipendenti, una colonna era sicuramente indipendente. Quindi, infatti, qua c'è una riga che ha al primo posto non ha 0. Quindi ci mettiamo 1, 1, le scambiamo, diventa 1, 1, 0. Poi 0, 1, 0. 0, 0, 1. Abbiamo scambiato le prime due righe. Adesso, se vado a guardare questi due elementi, possono essere tutti e due 0? No, perché se questi qua fossero tutti e due 0, al terzo posto sarebbe proporzionale per forza. Quindi queste due righe, se qua avessi due, lasciate, non guardate più la prima riga, guardate la seconda e la terza. Se qui avessi due zeri, queste due righe sarebbero in R1 sostanzialmente, cioè le prime due coordinate fanno 0 e mi rimarrebbe una sola coordinata. Quindi le ultime due righe potrebbero generare solo uno spazio di dimensione 1. Ma queste due righe devono generare uno spazio di dimensione 2. Cioè, invece di guardare tutta la matrice, guardate solo questa matrice 2x2. La prima coordinata è 0. Adesso, queste sono due righe. Devono essere indipendenti? È certo che devono essere indipendenti, mica possono essere, cioè se fossero dipendenti qua, qua sarebbero dipendenti lo stesso, credendo qua ci stanno 0 e 0. Allora, se sono indipendenti, come le tre righe indipendenti qua ci devono avere almeno un elemento diverso da 0, qui queste due righe indipendenti devono avere almeno un elemento diverso da 0. E infatti c'è un elemento diverso da 0, che è questo. Poi qua sotto è già per caso uguale a 0, quindi la matrice è già diventata una matrice a scala. Vedete? Qua ci sono tutti i zeri. Questa si chiama la diagonale principale. Sulla diagonale principale, se le righe, se la matrice è quadrata, se le righe sono tutte realmente indipendenti, sulla diagonale principale devono venire tutti i numeri diversi da 0. E sotto la diagonale principale, in questo triangolo qui, devono venire tutti i zeri, dopo che ho fatto la procedura. Ecco, a questo punto queste tre righe sono per forza linearmente indipendenti, perché vale quel ragionamento che ho detto prima. Quando andate a fare lambda questa, più mu questa, più nu questo, allora qua c'è solo l'1 della prima riga, quindi lambda deve fare 0. Tolto di mezzo la prima riga, e qua c'è solo mu della seconda riga e deve fare 0. Tolto di mezzo la seconda riga, qua c'è solo mu della terza riga e deve fare 0. In una matrice con le righe a scala e tutti i elementi diversi da 0 sulla diagonale, le righe sono linearmente indipendenti. Allora, questa è l'ossatura, è un esempio, non è una dimostrazione, anche perché non c'è un'affermazione, quindi non è. Oh, qual è l'affermazione? L'affermazione è che lo span di queste righe qua è uguale allo span di queste righe qua. Addirittura adesso io potrei fare un'altra cosa. Una volta che ho ottenuto la matrice a scala così, io posso continuare a sommare a una riga un multiplo dell'altra. Stavolta però parto dall'ultima. Allora devo annullare tutti i numeri stavolta sopra. Beh, questi qua vanno bene perché già sono 0. Adesso andiamo a guardare la seconda riga. La seconda riga c'ha uno qua. Con questa seconda riga posso annullare i numeri diversi da 0 sopra di lei? Certo, se faccio la prima meno la seconda mi verrà 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Quindi semplicemente ho fatto la prima riga meno la seconda. Quindi facendo operazioni sempre di questo tipo, cioè sommando a una riga un multiplo delle altre righe oppure scambiando le righe, io sono partito dalla matrice di partenza e sono arrivato a questa matrice qua. Questa matrice qua, mo, guarda caso, è proprio la base canonica. Prima riga, seconda riga, terza riga è proprio la base canonica. Non è necessario che si arrivi a questo. Potrebbe, però se le righe erano indipendenti, a cosa si sarebbe arrivato? Comunque si sarebbe arrivato a una matrice che sulla diagonale aveva per forza numeri diversi da 0. È chiaro? Allora,
Questo ci permette di fare una prima affermazione, questa conviene farla adesso perché così almeno la fissiamo, senza che poi la prossima volta dobbiamo ripetere tutta la... Allora, sia... sia A una matrice n per n. E siano 1, vn, i vettori riga di A. In generale si chiamano con A1 a n, ma per adesso chiamiamolo V1 QL, che nel nostro ragionamento abbiamo sempre chiamato così per adesso. Supponiamo che questi vettori siano indipendenti. Supponiamo che dim dello span di V1 QN faccia esattamente n. Quindi questo è possibile solo se i vettori sono indipendenti. Se non fossero indipendenti se ne potrebbe eliminare uno, la dimensione sarebbe 2. Già sappiamo che se alteriamo la matrice A cambiando delle righe, allora alteriamo la matrice, scappiamo, togliendo, alteriamo la matrice A scambiando delle righe, oppure sommando a una riga un multiplo di un'altra riga. Eventualmente iteriamo varie operazioni, cioè nel senso possiamo farlo più volte, iteriamo varie operazioni. Chiamiamo A' e chiamiamo prima la matrice così ottenuta
e un primo 1, un primo n e le sue righe. Iteriamo dalle operazioni, possiamo farlo più. Sì. Allora, A, la dimensione dello span di V1', Vn', fa sempre n. B, possiamo svolgere le operazioni precedenti in maniera tale che V primo I risulti alla fine uguale a lambda I per I con B, dove lambda I è diverso. Quindi questo è lambda I diverso da 0, scrivo qua, questo è il vettore 0, 0, 0, qua ci sta lambda I e poi ci sta di nuovo 0, 0. Ok? Lambda I per il vettore iesimo della base canonica. Quindi il vettore, cioè alla fine mi rimarrà sulla riga iesima mi rimarrà tutti i zeri tranne un numero al posto iesimo diverso da 0. Il numero non lo posso, cioè mo qua avevo fissato dei numeri, diciamo interi, quindi per caso mi erano tutti uni, ma non è detto che devono essere forse tutti uni. Allora, quando dico iteriamo le operazioni significa che una volta che avete modificato la matrice, quindi le righe sono cambiate, io poi sommerò, per esempio, alla terza riga un multiplo della seconda riga, quella già cambiata. Diciamo, iterare significa ripetere la procedura. Adesso, una dimostrazione di questo teorema. Non è difficile, penso che riusciamo a farla, ci vogliono 5 minuti. Si tratta semplicemente, ne abbiamo 8 di minuti, quindi ci dovrebbero bastare. Si tratta semplicemente di scrivere in maniera generale quello che abbiamo fatto prima nel caso particolare. Allora, la dimostrazione del punto A è ovvia. A è ovvio. Perché è ovvio? Perché ogni volta che io scambio le righe o sommo una riga e un multiplo di un'altra riga, la dimensione dello spazio generale, abbiamo già osservato, non cambia. Cioè è ovvio il modulo dell'osservazione che abbiamo fatto prima del teorema. Per quanto riguarda B, quindi dobbiamo dimostrare B. Allora, V1 è A11 A1n.
è la prima riga di A. Gli elementi della riga di A, ricordate, c'erano il doppio indice, la matrice, fino ad arrivare V con I in generale sarà AI1 AIN e poi V con N è uguale ad AN1 ANN. Allora, per prima cosa io dico che uno degli elementi sulla prima colonna deve essere diverso da 0. Dico, esiste I compreso tra 1 ed N tale che AI1 è diverso da 0. Altrimenti, che succede? Altrimenti sulla prima colonna ho tutti zeri, ok? Altrimenti siano un doppio 1 uguale A21 A2N, doppio N A N, scusate, A12 A1N, doppio N AN2 ANN. Cioè, se fossero tutti zeri sulla prima colonna, prendete le colonne, le righe accorciate, cioè togliete il primo elemento, fa 0 e allora lo togliamo. Avremmo che W1, W n sono indipendenti. Perché sono indipendenti? Perché aver tolto 0 non cambia il fatto che siano dipendenti o non dipendenti. Se fossero tutti zeri alla prima colonna, togliendoli, se erano indipendenti prima sarebbero indipendenti pure dopo. E questo è impossibile perché sono n vettori indipendenti di r a n meno 1 e non è possibile. Un altro modo di vederlo potremmo dire, altrimenti v1 un apparterebbero allo span di e con 2 e con n e con n, e questo non è possibile perché la dimensione dello spazio generato da questo fa n, per ipotesi questi sono indipendenti. Questo mi direbbe che la dimensione dello span di V1 un che faceva n sarebbe minore o uguale alla dimensione, sarebbe minore, questi quanti sono? Non sono n, sono n-1, e quindi sarebbe minore o uguale di n-1 e questo è assurdo. O così, come vi piace di più, come lo capite meglio. Faccio l'esempio concreto. Se le colonne erano 0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 3, 9, no? Allora queste erano, scusate, se le righe erano queste qua, è vero che sono 3, ma non possono essere indipendenti perché queste qua le posso generare con 0, 0, 1 e 0, 1, 0. Vedete, questa qua è questa più due volte questa. Questa qua è la somma di queste due, questa qua è 3 volte questa più 9 volte questo. È chiaro, perché tanto al primo posto non devo generare niente perché sono tutti 0. Quindi avrei che n righe indipendenti le potrei generare utilizzando n-1 vettori, perché siccome con 1 qua non c'è, i vettori qua non sono n ma sono n-1 e questo non è possibile. Quindi
vale questa affermazione qua. Allora, a patto di aver scambiato la prima riga con la riga iesima, possiamo supporre A11 diverso da 0. Cioè, per comodità era meglio se era proprio il primo elemento diverso da 0. Ma se non era lui, che faccio? Se l'elemento diverso da 0 sulla prima colonna lo trovo alla posizione 3, che faccio? Scambio la terza riga con la prima o metto sopra. Ok? Quindi possiamo supporre che A11 sia diverso da 0. Allora, quindi ho adesso, purtroppo devo cancellare qua, quindi dico solo come costruisco, come modifico le righe in questo primo passaggio, poi ci fermiamo e continuiamo la prossima volta. Ho fatto una stima errata, gli 8 minuti non sono passati. Quindi adesso come modifico le righe? Allora V1, solo questo passaggio qua, V1 era A11 A1n e stiamo supponendo che questo sia diverso da 0. Adesso invece di prendere V2 prendo V2 meno A21 fratto A11 V1. Ah, questo quanto mi viene? Mi viene A21 A2n meno A21 fratto A11 per A11 A1n. Allora, la prima posizione, adesso andate a fare i conti, in prima posizione quanto viene? Qua c'è A21. Qua quando c'è A11 per A1, fratto A11 si semplifica, c'è meno A21 e quindi in prima posizione viene 0. In seconda posizione verrà A22 meno A21 fratto A11 A12. Fino ad arrivare, qualunque cosa sia, non mi importa. Quello che mi importa è che la prima posizione ci è venuto 0. Nell'ultima posizione cosa viene? Viene A2n meno, la A o la faccio sempre in un modo, la faccio sempre nell'altro. A2n meno A21 fratto A11 A1. In generale, sulla riga iesima prenderò V con I meno AI1 fratto A11 V con 1. Quindi mi verrà 0 e poi mi verrà AI2 meno AI1 fratto A11 A12, poi mi verrà AIN meno AI1 fratto A11 per A1n. Cioè, facendo queste modifiche, vedete, a ogni riga sommo un ultimo della prima riga, dopodiché, vabbè, lo faccio fino a n, non mi fate scrivere l'ultima riga perché sono stanco, allora quindi in prima posizione vengono tutti zero. Vabbè, per oggi fermiamo qua, vi dico solo come procede il ragionamento, un minuto, lasciatemi solo questo minuto, lo dico a parole, poi me lo scrivo. Adesso, se nella nostra matrice quadrata qui c'è un elemento diverso da 0 e qua c'ho tutti 0,
Adesso, in questo pezzo qui, allora questa è la prima riga. Adesso, in questo pezzo qui, ci possono stare tutti zeri? In tutte queste posizioni qui, ci possono stare tutti zeri? Perché no? Perché queste righe erano indipendenti. Se sono indipendenti tutte quante, sono indipendenti anche se ce ne tolgo una. Ma se erano indipendenti, queste sono, mettiamo, sono n-1. Ma se qua ci fossero tutti zeri, questi li potrei generare utilizzando soltanto dai con 3 fino ai con n. Dai con 3 fino ai con n non sono n-1, ma sono n-2. E questo non è possibile. Cioè, facciamo conto che questa è la 7x7. Se qua ci fossero tutti zeri, queste sarebbero 6 righe generabili con 5 vettori diversi, indipendenti, e non è possibile. Quindi anche qui ci deve stare un elemento diverso da 0. Me lo metto in questa posizione e rifaccio il discorso e prosegue e vado avanti. Comunque andiamo avanti, lunedì prossimo.